Quando capita durante la gara, il technical specialist solitamente chiama a livello. Se qualcuno ha dubbio, o anche lui nel caso dovesse avere dubbio, chiama review. E quindi, una volta finito il programma, con calma prima di dare il punteggio, vanno a rivedere assieme l'assistant technical specialist, il technical specialist e il controller per andare a accertarsi tutti quanti assieme del livello corretto da dare. E allora, questa coppia straordinaria, bronzo mondiale 2009-2010, quarti alle Olimpiadi di Vancouver, i campioni europei del 2010, stiamo parlando Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov. Però triplo tolup, ho paura che Alexander abbia commesso più di un errore in questa combinazione, era coperta da Yuko, solamente doppio nel primo tolup. E triplo salchow lanciato, troppo sbilanciato in avanti, l'atterraggio troppo sulla punta. Anche questo elemento non è stato eseguito nel migliore dei modi perché Yuko è franata proprio sulle spalle di Alexander. Perfetto Sì, l'unghissimo. sembrano veramente una sola persona. E doppio Axel. Difficoltà per Sì, lei, eh? no, sono perplesso dopo. Triplo loop, bellissimo questo salto lanciato.
Yuko Kawaguta e Alexander Smirnov, ci sono stati, possiamo dire, tanti errori perché da loro non te li aspetti, no? Sì, no, guarda, poi stavo proprio pensando al fatto che grandi problemi in quello che sono gli elementi di salto in parallelo. L'errore ci sta, però nel toe loop, vabbè, può capitare. Poi anche difficoltà nell'axel, perché sono troppo prendono il salto in maniera lenta, l'atterraggio non è fluido. Non so, sembra quasi che non prestino così tanta attenzione a questi piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Allora, per me è una coppia bellissima. Poi sì, questo programma piacevole, scivola, interessante, hanno le potenzialità. Lei ha la proprio physique du rôle per essere una pattinatrice di coppia d'artistico che permettere ad Alexander di eseguire tutti gli elementi tecnici. Io mi ricordo, ti ricordi il loro programma, il Clair de Lune? Mamma, che rendeva una magia incredibile, perché poi loro sul ghiaccio sanno rendere veramente la magia. Troppo in avanti. E ad esempio a me il programma corto di ieri sulle musiche del Danubio Blu non mi piace, perché mi sembra un po' troppo passato. Ce l'abbiamo già visto, perché hanno già avuto modo di presentarlo più volte quel programma, e non mi coinvolge più di tanto, perché da loro mi aspetto una cosa più, vedi l'interpretazione, sì, una cosa più così intensa, cioè di spessore. Guardate come lei purtroppo finisce sulla spalla di lui, vedi? Non è riuscito a prenderla. Questi sono dettagli che vanno sia nel GOI che nel livello. Poi del tipo la regia Clemente, perché non sta presentando quello che è gli elementi di salto in parallelo, però allora, qui si vede, lei proprio è un filo d'erba che gira. Cioè veramente mi piace questa. Sì, perché è proprio un filetto, è delicato, è un filo d'erba delicato, cioè lei però è così. Guarda l'intensità, l'interpretazione mi piace tanto, veramente perplesso per il fatto che loro come coppia di questo livello mi vanno a fare degli errori grossolani su quello che sono gli elementi, l'axel in rotazione sulla punta e il toe loop che magari non riesco, però mi piace perché stanno, sì, no, vabbè, ma creano un team, dai. Sì, ma per loro un gioco alla fine, oramai sì, abbiamo Tamara Musbina al fianco, perché giustamente è un gioco, però hanno voglia finalmente di raccogliere quello che hanno seminato in tutti questi anni. Vediamo. Beh, lui è contentissimo. Sì, sì. Ma sicuramente, non so, quasi mi viene il dubbio che siano partiti sulla preparazione. Loro l'anno scorso vinsero la Cup of China, perché mm-hmm, hanno fatto un primo posto alla Cup of China, poi il primo posto all'NHK Trophy, primo posto alla Cup of Russia e terzi poi alla finale a Quebec City. Guarda, sembra quasi che si siano un po' in ritardo. Si fa anche questa volta, quindi quando è così oramai. Ma sai cos'è? Sembra anche quasi che siano in ritardo sulla preparazione questi due ragazzi, perché gli elementi così sporcati. Ho visto anche nelle esecuzioni di alcuni sollevamenti che non dico che fosse tutto approssimativo, ma tutto un po' affrettato, capisci cosa intendo? Non comodo e tranquillo, che è quello che denota un grande campione. Vediamo. Allora, 119-83, beh, avevano talmente un vantaggio incredibile, poi 62-74, perché i loro ovviamente components non si discutono, 183 e 53 vanno senza dubbio al comando in questa gara, perché avevano, guarda, un vantaggio enorme già da quanto per quanto riguarda lo short, 56-66 Stolbova Klimov, e loro avevano 63-70.